Ciao Wagyu! Allora, oggi parliamo di una cosa molto bella, è una cosa alla quale tengo particolarmente perché per quanto voi mi vedete spessissimo lavorare, lavorare sulle chitarre elettriche, in realtà io nasco come chitarrista acustico. E non solo come chitarrista acustico, ma come chitarrista 12 corde. Io sostanzialmente ho quasi imparato a suonare su una 12 corde e quindi parto praticamente da una base di 12 corde molto importante, e la 12 corde è una chitarra alla quale tengo moltissimo. Nonostante poi con il tempo e le necessità io abbia un po' cambiato diciamo opinione, passione per la 12 corde, ma comunque la tengo sempre in maniera, cioè con un certo affetto, ecco, nel senso, o con un certo rispetto, e so benissimo, diciamo, che parto da quello. E molti dicono che diciamo sono più bravo a suonare la 12 corde piuttosto che tutto il resto, quindi parto proprio come identità, proprio come chitarrista acustico per la maggiore 12 corde. Ora in questi giorni molti, almeno un paio di persone, hanno sollevato diciamo domande in chat per quanto riguarda le 12 corde, e mi hanno anche fatto vedere dei video, mi avete anche fatto vedere dei video. Io vi parlo sempre dalla chat su Telegram, dove potete venire tutti e partecipare tutti, siamo quasi 100 persone oramai, trovate il link giù in descrizione, è facilissimo, veniteci se non ci siete già, proprio perché, come sto facendo adesso, capiterà spesso, e capita spesso, che alcuni topic e alcune cose che vi spiego mi vengano praticamente richieste in chat, e a me mi fa molto piacere questa cosa, perché mi date sia delle idee e sia vi posso aiutare. Quindi ci sono delle convinzioni molto strane sulle 12 corde e molto sbagliate, perché la 12 corde non è, mi sono anche stati fatti vedere dei video che in realtà pensavo meglio, invece poi mi sono accorto che vengono dette veramente delle tante baggianate, ma per il semplice motivo che non è questione di come dire, di cattiveria o di qualunque altra cosa, è semplicemente questione che molto spesso si sbaglia a concepire la 12 corde come una chitarra comune, solamente che c'ha 12 corde. Non è la stessa cosa, sono due chitarre, cioè la 6 corde per esempio, un'acustica 6 corde e un'acustica 12 corde sono due chitarre completamente separate, sono chitarre che vanno gestite e pensate in maniera completamente diversa l'una dall'altra. Questo che cosa significa? Con questo che cosa voglio dire? Sia nel modo di suonare, sia nel modo di sceglierla la chitarra, sia nel modo di concepirla la chitarra proprio. C'è un modo completamente differente di, secondo me, a parte i liutai, quelli che fanno la puzza sotto al naso, e basta che Martin, basta che Gibson, basta che Costa, Landamere, i Sword, sono tutte belle chitarre, anche se sono 12 corde. Non è così, soprattutto per la 12 corde, perché mentre tu per scegliere una 12 corde, una 6 corde, tu cerchi la chitarra che suona come un pianoforte, una chitarra che suona quanto più è possibile, per la 12 corde non funziona così. Allora, che cos'è la 12 corde? È una chitarra, sostanzialmente sono due chitarre 6 corde, diciamo così, diciamo iniziamo ad approssimare così. Sono due chitarre 6 corde acustiche che suonano nella stessa cassa armonica. Ora le 12 corde della chitarra 12 corde sono quasi tutte accordate un'ottava sopra e un'ottava sotto, e danno la stessa nota. Con questo voglio dire che per esempio il mi basso sono due Mi bassi, uno accordato all'ottava sopra e uno accordato all'ottava sotto. L'eccezione la fanno, diciamo, il Si e il Mi cantino, perché sono quattro corde uguali e quindi le due corde del Si danno Si e Si alla stessa ottava e le due corde del Mi cantino danno Mi cantino e Mi cantino alla stessa ottava. Questo è il Si e questo è il Mi, questa è l'eccezione. Quindi la 12 corde è fatta in questa maniera qua. Perché fare una 12 corde buona è differente da una 6 corde? Perché sono due chitarre, sostanzialmente sono due chitarre, sebbene accordate ad ottave diverse, sono due chitarre che suonano contemporaneamente nella stessa cassa armonica. Quindi se tu scegli una chitarra acustica a 6 corde, che è una chitarra regolare, vuoi che la cassa suoni il più possibile perché sono 6 corde. Per la 12 corde non è così, bisogna trovare un giusto compromesso. La chitarra a 12 corde non deve suonare troppo, altrimenti il fatto che ci siano così tante corde che vibrano nella stessa cassa fa in modo che il suono si incasina ma in maniera bestiale. E quindi per avere un suono che sia, cioè voi potete pure tenere la 12 corde che suona come un pianoforte, ma in moltissimi casi percepirete che il suono si incasina, cioè proprio le note si confondono tra di loro, non sono intellegibili e viene proprio brutto 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 il suono. Andrete completamente al manicomio, per esempio, per registrarla una chitarra del genere, andrete al manicomio per suonarci live, ad esempio, perché il suono si incasina a bestia. E quindi quando l'andrete a registrare, io ce l'avevo una chitarra così, l'ho venduta e ho ottenuto questa. Quando l'andrete a registrare vi renderete conto che per non renderla fastidiosa e per farla suonare bene nella registrazione dovrete abbassarla così tanto che tanto vale che la togliete, e quindi è inutile proprio metterci quella chitarra. Quindi dovete fare caso a questa cosa quando scegliete una 12 corde. In questo caso, per quanto sempre i soliti liutaghi cork sniffer, chitarra di merda, è tutto laminato, o maniche avvitate, o ponte rivettate, o legno fa schifo, costa poco, insomma tutte le stronzate che dicono sulla Eko Ranger 12 corde, attenzione, a parte quelle cose là, la Eko Ranger è, secondo me, per questo motivo la migliore chitarra 12 corde che sia mai stata realizzata, purché sia realizzata così come era fatta l'originale dell'epoca. Noi italiani, ecco, una volta, per quanto adesso siamo dei magnapane a tradimento, culo pesante e tutti il resto appresso, una volta non eravamo così, ma eravamo pieni di ingegno, eravamo pieni di inventiva, eravamo pieni di, come si dice, vabbè, non mi viene la parola, comunque eravamo molto, molto virtuosi, ecco, soprattutto nell'innovazione. Noi abbiamo passato cioè, mica cazzi, ecco. E io non so se poi l'Eko Ranger sia stata mutuata da qualche altra cosa oppure se sia un disegno completamente originale, però fatto sta che questo tipo di arrangiamento col manico avvitato, la traversina che si regola in altezza, insomma, e tutto il resto appresso, è comunque, cioè, secondo me, proprio il meglio che ci possa stare. E io, questo non è un video sponsorizzato, io suono l'Eko Ranger avevo 15 anni quando ho iniziato a suonare l'Eko Ranger, quindi suono l'Eko Ranger da sempre. L'unica volta che ho cercato di cambiare chitarra sono ritornato all'Eko Ranger perché non mi trovavo, ok? Quindi la 12 corde è una chitarra che va scelta in un certo modo, stando attenti che non suoni troppo, ok? E quindi secondo me è da preferire il laminato, per due motivi. Per due motivi molto più semplici, perché il laminato vuoi o non vuoi, a parte che suona di meno, cioè, ma non sempre, a parte che suona un po' di meno del, normalmente del massello, quindi ti dà già questa attenuazione un poco del suono che è utile nella 12 corde, ma è più resistente, è più massiccio, e più tende meno a deformarsi, e questo ve lo dico non perché l'ho letto, non perché è stato detto, ma perché l'ho visto, e quindi avevo le chitarre Sigma, per esempio, le 6 corde con la tavola in abete massello che fanno la pancia, mentre invece le Eko Ranger non si muovono proprio, ok? Quindi un'altra cosa che deve essere la 12 corde è resistente, deve essere massiccia, che la 12 corde, sì, deve essere pesante, deve essere proprio di sostanza, perché se la 6 corde deve mantenere la trazione di 6 corde, la 12 corde ne deve mantenere 12, e quindi deve essere assolutamente un carro, cioè un carro armato, un mezzo da sbarco, perché le 12 corde hanno questa cosa che, se non sono molto resistenti, hanno un periodo di vita molto breve, per cui le compri che suonano durano un certo periodo di anni, arrivano a un certo punto e muoiono completamente, cioè improvvisamente un giorno prendi lo strumento e non suona più completamente, ok? E quindi è già un'altra cosa da considerare diversamente. La Eko Ranger in questa, poi un'altra cosa, dovendo mantenere molta tensione, è anche una questione di sicurezza, perché vi assicuro che, e mi è successo con altre chitarre acustiche, quando ti zompa un ponte di netto, che è una cosa che succede rarissimamente, ma sulle altre chitarre, ma può succedere sulla 12 corde, perché mi è successo, mentre tu stai suonando ti zompa di netto il ponte, perché si scolla proprio il ponte dalla tavola armonica e ti zompano tutte e 12 le corde sul braccio, ti assicuro che non è una cosa piacevole. Stessa cosa, la paletta è un classico, la paletta spezzata di alcune Eko Ranger dell'epoca, le Eros con la paletta spezzata che sono la stessa chitarra. Quindi le 12 corde devono essere resistenti, devono essere mezzi da sbarco, tavola un pochino più doppia, truss rod magari a doppia azione, manico bello grosso, bello massiccio, possibilmente le venature del manico incollate, cioè il manico fatto con le venature in verticale, cosa che non è scontata sulle Eko Ranger, soprattutto dell'epoca, adesso non più fortunatamente. Ponte rivettato, il ponte deve essere assolutamente sulle 12 corde rivettato. Io lo rivetterei pure sulle 6 corde, perché insomma non ci fa niente, però sulle 12 corde io difficilmente imbraccio una chitarra a 12 corde che non abbia il ponte rivettato. Cioè, per farvi un esempio, che fatti un giro su sta chitarra, è una 12 corde, la prima cosa che faccio guardo se il ponte è rivettato, perché so che cosa significa quando ti succede un guaio del genere, t'azzomba proprio ponte materialmente, nella migliore delle ipotesi si alza solamente, cioè si scolla e si inizia ad alzare, tu lo vedi, allenti subito le corde, ma può capitare che mentre suoni proprio zombo ponte materialmente, così come capita che si spezza la paletta mentre stai suonando, quando la chitarra tipo le Ibanez e 4 Sword, le Harley Benz di 4 soldi, cioè proprio le chitarre 12 corde, quelle economiche. Sono brutte esperienze, vi assicuro. Quindi la 12 corde, ma anche per durare nel tempo, deve essere solida. La 12 corde, la Eko Ranger in questo è il massimo, perché c'è il ponte rivettato, in più c'è questo ponte estremamente grosso, quindi è anche, oltre ad essere rivettato, chiaramente è anche incollato, e questa grandissima superficie di incollatura, perché un ponte è grosso e quindi diciamo viene incollato sulla cassarmonica con una superficie molto più grande, lo rende estremamente stabile, che da qua non si muove. Cioè, per staccare questo ponte, diciamo, non scollare, proprio di netto, deve praticamente collassare tutta la tavola armonica, cosa che è una cosa molto rara, cioè una cosa proprio che non, è difficilissimo che succeda. Quindi Eko Ranger anche su questo la vince assolutamente. La tavola armonica è leggermente più doppia di una chitarra tradizionale, quindi è resistente, non fa la pancia, non si muove, e quindi oltre al fatto del suono che è caratterizzato da queste caratteristiche, la 12 corde oltre a questo deve essere comoda, perché la 12 corde sono 12 corde e quando tu metti un accordo devi premere 2 corde alla volta, sebbene siano corde abbastanza sottili nella maggior parte dei casi. Il problema sussiste quando tu devi mettere un barré. Quando devi mettere un barré sulla 12 corde ci vuole la sfaccimma della forza nelle mani, ok? E devi anche stare attento, perché veramente con la 12 corde ti viene la stretta della mano sinistra pericolosa, cioè se tu dai la mano ad una persona con la mano sinistra e suoni la 12 corde e ti distrai, ti assicuro che lo fai male, perché ti vengono dei muscolacci bestiali nella mano sinistra, ok? E quindi la 12 corde deve essere comoda assolutamente. Se avete la 12 corde, diciamo, con l'action di una 6 corde tradizionale, quindi 3 mm, certe bestie, cioè 3 mm pure di più in realtà, certe corde alte, la tendinite è dietro l'angolo, perché ti fai male, ti fai proprio male alle mani, ok? E io vi assicuro che non tutti, anche chitarristi bravi, molto più bravi di me, sono in grado di fare agevolmente su una 12 corde questi, cioè, passaggi tipo... Cioè, è fantasia per molte persone fare cose così, per quanto chiunque sulla faccia della terra può fare delle cazzate del genere su una 6 corde tranquillamente, senza problemi. Sulla 12 corde non è la stessa cosa, perché la tensione delle corde e la quantità di roba che tu devi premere, la forza che ci devi mettere è molto di più. E non è solo questione di comodità, perché tu riesci a farlo o non riesci a farlo, è anche proprio questione di sicurezza per te che suoni, per le tue mani, perché ti assicuro che se la chitarra è dura e tu sforzi per fare questa cosa, ti viene la sfaccimma della tendinite, cosa che è venuta a me perché quando ero piccolo ho iniziato a suonare delle 12 corde che non erano come questa, non erano comode come questa, ed ho sforzato tantissimo. La 12 corde, tra le altre cose, è una cosa da prendere anche quando è comoda come questa, da prendere con nelle giuste quantità. Quindi appena tu senti che ti stai stancando sulla 12 corde, te la ferma, ok? Passa una 6 corde, non fa niente, perché ti assicuro che anche quando è comoda è dura la 12 corde da suonare. Punto. E la Eko Ranger anche in questo è il massimo a livello di comodità, per tre motivi. C'è il tasto 0. Il tasto 0 ti permette di avere al primo tasto l'action più bassa possibile. Più bassa di così non si può avere. 2. Manico avvitato. Il manico avvitato ti permette praticamente di regolare l'inclinazione del manico, zeppandolo, perché la traversina è regolabile in altezza, quindi tu praticamente ti puoi fare un action da chitarra elettrica sostanzialmente, la puoi abbassare fino ad arrivare a un action veramente, veramente bassa. E quando non è bassa abbastanza, metti una zeppettina sotto al manico, lo pieghi un pochino, cioè lo inclini un pochino, e quindi hai altro, diciamo, spazio per poter andare ancora più giù con la traversina. Sulla 12 corde è meglio avere un po' di friccicorio piuttosto che stroppiarsi le mani, fidatevi di me. Meglio che le corde friggono un pochettino piuttosto che poi devi andare a fare le fisioterapie per la tendinite. E l'action è una cosa che si regola con la traversina e non con il truss rod. Il truss rod deve essere fisso ad una 0,30, insomma questi range, ok? Quindi anche in questo l'Eko Ranger è la migliore 12 corde che si possa scegliere. Quindi un'altra cosa che dovete considerare è che la 12 corde si suona diversamente dalla 6 corde. Con la 6 corde tu hai tutto un range di possibilità. La 12 corde o la suoni fortissimo perché ti vuoi fare sentire, o la suoni in maniera estremamente delicata. Si suona in maniera diversa, si controlla in maniera diversa, è una cosa da imparare. C'è la gente che suona le 12 corde come le 6 corde, e a me mi fanno venire la diarrea alle orecchie quando li sento, perché vanno e... Io purtroppo non ci riesco perché sono abituato con la 12 corde, non ci riesco, mi viene bene lo stesso con la 12 corde, non ci posso fare niente. Però si suona diversa, o zappi e la controlli, perché quando tu zappi devi controllarla la chitarra, altrimenti a me mi viene buono pure così, non ci riesco. Ma ci sono quelli che fanno incasinare tutto, ok? Fanno incasinare tutto. La 12 corde va controllata, si suona diversamente, però questa è una cosa poi che dipende dal vostro, come dire, poi imparerete chiaramente a suonare lo strumento e vi adatterete per fare uscire il suono che volete. Quindi, volete una 12 corde? Eko Ranger è il massimo, almeno per le 12 corde. Le 6 corde no, ok? Per me la Eko Ranger è la migliore chitarra che faccia questa Eko Ranger, non la futura, perché la futura non è Eko Ranger, è la migliore Eko Ranger che fa Eko, cioè la migliore chitarra che fa Eko, secondo me, per tutti questi motivi che vi ho detto. La 12 corde, la 6 corde no, perché la 6 corde, mo ci vuole, è fatta come questa, e quindi non avendo 12 corde e suonando di meno rispetto alle altre chitarre, sono una schifezza, perché non suona materialmente. Questa invece è bene che sia fatta in questa maniera, per tutti i motivi che vi ho detto. Ok, questo è tutto quello che c'è da sapere sulla 12 corde. È una chitarra meravigliosa, è una chitarra che ha un volume esagerato, e ci sono delle cose che fatte con la 12 corde sono bellissime, e prendono una sonorità completamente differente. In genere sulla 12 corde, cioè la 12 corde si prende per esempio perché tu senti 15, fammi prendere la 12 corde per fare queste cose così. Però ci sono tante altre cose che si fanno con la 12 corde che vengono molto meglio rispetto alla 6 corde quando le scopri, ecco. Ok, io per oggi vi saluto, questo è tutto quello che c'è da sapere sulla 12 corde. Se la volete prendere, prendete, onestamente proprio ve lo dico, io vi ripeto, lo sapete, non ho molta simpatia per la Eko, però la Eko Ranger è il massimo per le 12 corde, 12 corde, non 6 corde, ok? Io vi saluto, per oggi è tutto, ciao a you. Ma come l'ho detto strano, ciao a you, ciao a you.